Cari stracandidi, mamma mia, che fatica. È vero che adesso sto camminando sotto il sole, in quel lidicione, con il mare alle spalle, però non so chi ha faticato di più. Tra noi oggi, contro uno Spezia rognoso, arcigno, che è venuto a giocare la partita che ci aspettavamo giocassero. Quindi tutti chiusi, possibilità di ripartenze, appena ne avevano la possibilità, però erano chiusissimi. Erano chiusissimi e serviva un guizzo. Serviva il guizzo di Giacomino Jack Raspadori, che alla fine l'ha trovato, tanto merito alla decisione di Luciano Spalletti di non toglierlo, perché tutti quanti noi avremmo tolto Raspadori a 20 dalla fine. Cosa che invece Lucianone non ha fatto. E alla fine la scelta ha pagato. La scelta ha pagato perché il guizzo vincente lo troviamo anche un po' fortunatamente, siamo sinceri, siamo onesti, perché la palla di Lozano era interessante. La liscia Gaetano in mezzo all'aria, dietro c'è Giacomino che punisce Drongoski, che si è divertito a perdere più tempo lui di non so chi. Quindi la cosa che ci portiamo a casa sono 3 punti meravigliosamente importanti, pescati dal nulla, perché questa è una partita che finisce 0-0, è anche abbastanza, non dico giusto perché le occasioni migliori le abbiamo avute noi, però nell'ordine delle cose, le classiche partite post-Champions, in cui sei stanco già a mezz'ora dalla fine e non trovi il guizzo. Quindi tutto sommato una vittoria importantissima, importantissima, che fa tanto morale, ma la cosa da sottolineare non è tanto i 3 punti, perché è come sono arrivati, è come sono arrivati, perché arrivano attraverso una prestazione mediocre o comunque sottotono, mettiamola così. Con il guizzo, con quel guizzo che. Ah, un po' d'ombra, mamma mia, meno male. Con quel guizzo che spesso non riusciamo a trovare nei momenti importanti, nei momenti che contano. Quindi, bene così. Molto, molto bene così. Tanto riesco a trovare un po' di refrigerio con un po' di ombra. Sono 35 gradi in quel lidicione, mamma mia, impressionante. Che dire della prestazione? Dietro, bene, abbiamo corso mezzo rischio, il classico un tiro in porta dello Spezia. Vengono a Napoli, fanno un tiro in porta e se la riescono a portare a casa bene, altrimenti si incazzano, perché poi così finisce. Dietro quindi bene, tutti. Oggi ha giocato Juan Jesus e Ramani, Kim doveva riposare, in mezzo non ha giocato subito Lobotka, ha giocato Ndombele. Ancora alla ricerca della migliore condizione, Ndombele, perché si vede che non è ancora proprio nel ritmo pieno della gara, però almeno mette minuti nelle gambe. Però è stata una difficoltà oggettiva di tutti, abbiamo fatto fatica ad arrivare in zona gol e quando ci arriviamo noi non abbiamo proprio il killer instinct. Oggi questa palla buttata lì ci ha fatto gioire, gioire, l'89esimo, ma che cazzo. Quindi, amici stracanici, ci prendiamo questi 3 punti, ce li portiamo a casa, ci rilassiamo. Adesso cerchiamo di capire se giocheremo in settimana in Scozia oppure no. Bisogna capire se, ci sarà se sarà concesso alle squadre, del Regno Unito di non giocare in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta. Poi capiremo se giocheremo o meno e quindi poi, che tipo di settimana avremo, perché poi la prossima è a Milano contro il Milan. Quindi 3 punti d'oro, 3 punti d'oro. Fondamentali, meritati, sni, ma prendiamoceli e vaffanculo. Quante volte meritavamo e non li abbiamo presi, oggi non meritavamo magari e ce li prendiamo. Io vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio a tutti quanti, godetevi il resto della giornata di campionato e ci vediamo alla prossima.